qualcuno molto, molto arrabbiato. Matilde, una bambina super carina e giudiziosa, è furiosa con il suo libro, il suo quaderno e la sua penna. «Questa roba non funziona!» esclama Matilde indispettita. La mamma, che non ha mai visto Matilde così scocciata, cerca di farsi spiegare che cosa succede. «Le lettere del libro e del quaderno sono dispettose, spariscono o saltano da tutte le parti. Una M mi è finita nel naso», dice Matilde tutta rossa in faccia. La mamma spiega a Matilde che in seconda elementare è normale non saper leggere e scrivere alla perfezione. È chiaro che la mamma non crede che delle letterine possano andarsene a spasso a fare dispetti. «Forse sei solo molto stanca», dice lei. «E se ci ordinassimo una pizza da Lino?» «Yuppi!» esclama Matilde, che va pazza per la pizza. Prima di dormire, Matilde chiede alla mamma di leggerle quello che c'è scritto nel libro. Vuole essere sicura che le letterine non si infilino nelle lenzuola e le facciano il solletico ai mignolini mentre dorme. Ma, lette dalla mamma, le parole sembrano tanto belle che Matilde si addormenta senza paura. La notte, però, fa un sogno tutto strano, in cui insegue le lettere con una retina per farfalle. Matilde è davvero furiosa. Le letterine che si sforza di leggere e di scrivere non le ubbidiscono mai, anzi, sembrano volerle fare un sacco di dispetti, a casa e in classe. E quando apre la pagina di un libro è come essere dentro un labirinto. Ma pian piano, grazie all'aiuto della mamma, della maestra e di alcuni simpatici aiutanti, Matilde imparerà a trovare la strada giusta e ad ammaestrare quelle lettere dispettose proprio come un domatore. Buona lettura!